Ho tutti i miei occhi, insomma, un nuovo video dove ho gli occhiali pure da vista. Ho dei capelli orribili, ma perché li ho lasciati asciugare ieri in modo totalmente naturale, guardate qua. Non tocchiamoli. Ho messo non so quanto balsamo ieri. E non so se l'Alpan che mi sono spruzzata. Vabbè, comunque. Ma procediamo con i video, non ci cincischiamo. Cioè, tanto faccio sempre una popolazione, sarebbe cioè, qualcosa. Allora, perché ho gli occhiali da vista? Non li porto mai perché non so tanto, non mi sento a mio agio portarli, però sono cieca, quindi non è che sono cieca, però per scrivere, leggere, a volte anche guardare i film a computer devo mettere. Non tosta voglia questo caldo, anche perché qua è terrificante. Ci sono delle volte che devo andare addirittura con questi occhiali, con la mascherina, è terribile. Quindi, comunque, a parte ciò, allora, questo video è vediamo un confronto, un viz tra le agende classiche e le agende elettroniche, che ovviamente non posso farvi vedere perché ce l'ho sul telefonino. Comunque, è il viz tra queste. Allora, io premetto che sono all'antica, nel senso che mi piace molto la carta, come anche i libri, nel senso che se posso scegliere tra un ebook e un libro, scelgo il libro. L'inquadratura mi fa un pochettino schifo perciò la scarico. Quindi è sopra la power bank praticamente. Allora, io sono all'antica, quindi preferisco. Se una persona mi vuole regalare un libro, preferisco il libro all'ebook, anche se ne ho tanti. Però a volte mi è complicato leggere perché avevo anche il tablet, ma non mi trovavo. Cioè, poi mi viene gli occhi storti. Scoprire il libro cartaceo, leggervelo, anche se comunque guardo molto sul telefonino, tutti i film, eccetera. Cioè, sono tecnologica, tutto ovviamente, perché ho 7 anni. Però sono molto più cartaceo a livello di magari prendere gli appuntamenti, queste cose qua. Però ultimamente mi sono trovata male perché ho tanti tanti appuntamenti, anche perché devo fare delle visite mediche, perché la mia assicurazione medica scade a fine anno, perché era consociata con mio padre che lavora in Fiat. E quindi ce l'ho fino a, ho chiamato il fondo assicurativo, ce l'ho fino a fine anno, quindi devo fare 3 visite fino a dicembre. Poi non so come funzioni, avrà un prezzo superiore perché ho compiuto già i 27 anni, 25, sono over 25 insomma. Adesso rompono le palle, forse perché a 25 anni uno ha più problemi, non lo so, speriamo di no. E quindi cercherò di fare più visite che posso, anche perché comunque molte ne ho già rimandate, quegli esami del sangue, devo fare anche una visita che poi, diciamo, che devo fare comunque sempre annualmente, che è quella che ho fatto anche nel post, che è a livello di ginecologia, perché comunque io ho 27 anni per l'appunto e ho un ovario policistico, quindi devo fare tante visite, insomma. Non so dirvi tutto, poi se volete sapere ve le dico anche, non ho nessun problema. Comunque devo fare varie visite, perché comunque molte le rimando, come anche gli esami del sangue, e anche, devo vedere anche se questi occhiali vanno bene, perché da un occhio vedo bene, dall'altro non tanto, e a volte mi dà difficoltà perché non sempre vedo benissimo come prima, quindi pure i miei occhi stanno andando a farsi benedire. E quindi tutti questi video comunque costano normalmente. Vi faccio un esempio: già la mia visita che farò, un'ecografia devo fare, costerebbe sui 70-72 euro. Io col fondo già pago molto, molto, molto meno. 70 euro, sono veramente tanti. Anche perché lo studio medico Miracioli me lo facevano pagare 50, il CDC costa 70, però la mia assicurazione copre solo i CDC e altre strutture, gli studi medici no, perché fanno più che altro riabilitazione. Infatti, quello che dovevo fare poi per la cervicalgia non mi viene proprio coperto. Che bello, Sara. Comunque, parliamo di agenda, parliamo dei miei appuntamenti. Appunto, mi sono trovata un po' male perché prima utilizzavo il calendario con camera, metodo molto chiaro perché quando mi sveglio il calendario in faccia lo vedo. Tanto il calendario di Nightmare Before Christmas che mi ha regalato il mio ragazzo al Torino Comics quando ancora c'era un Torino Comics. Spero che quest'anno ci sia. Voi mettete sotto nei commenti se secondo voi lo faranno a dicembre oppure no. Io spero di sì. Sempre se il Covid non torna. E l'ho appena detto, beh, comunque se non torna a ottobre e tutti finiamo in quarantena. Però è lo stesso. Io spero di no. Comunque, a parte ciò, ho chiesto al mio ragazzo, ti prego, io, amore, aiutami, perché il problema è che non mi ricordo mai le cose, cioè non ho mai l'agenda a portata di mano, come potete vedere, è bellissima l'agenda, me l'ha regalata sempre il mio ragazzo, grazie, amore,
Ma guarda, mia ragazza è bellissima, mi trovo bene ogni tanto a scrivere. Il problema è che non ce l'ho sempre a portata di mano, a volte la lascio in camera. Se la porto anche in borsa, c'è una borsa che è una scialuppa di salvataggio, utilizziamo, quindi adesso ho quella cartacea e anche quella digitale. Quindi tra tutte e due la devo dire che quella cartacea la prediligo per scrivere. Però per quanto riguarda adesso il fatto del cellulare e tutte le altre cose, come meccanismo. Perché adesso ti dici, vuoi aggiungerlo al calendario quando magari faccio una ricerca o tipo ho prenotato il ristorante oppure visito un posto e mi dice se voglio aggiungerlo al calendario. E da lì anche semplice. Il problema è che quando poi cambio una cosa, per cambiare e togliere è un po' più scomodo. Invece io qua faccio un tiro, una riga e la cambio. È un po' più, diciamo che qua sulla cancellazione è più facile. Però su orari altro, più preciso, ovviamente il mio telefono. Tipo però stanotte, per quello voglio avere una copia cartacea e una copia digitale. Perché? Perché stanotte stavo guardando un film e io come una cogliona non ho caricato il telefono. Infatti adesso come dovete scarico? Perché, e quindi Matteo mi diceva che dovevo andare al lago, mentre al lago ci sono andata ieri. E perché non ho cambiato la cosa sul telefonino. Poi stamattina alle 6 mi sarebbe suonato, meno male che si è caricato. Se no avrei ucciso il telefono. Diciamo che sulla cancellazione o lo spostamento di un appuntamento è un po' più rognoso e devi avere sempre il telefonino carico per l'agenda elettronica, se no dovresti averne una parte, no, non mi sembra il caso. Ci manca solo per un'agenda elettronica a parte. Io poi l'ho, tra l'altro, come si dice, collegata al mio account Google, quindi casomai il mio cellulare morisse, rimarrebbe tutto fissato lì. E quindi, visto che anche a settembre voglio fare comunque dei corsi, voglio fare qualcos'altro, terrò sempre questa e anche quella digitale. Ovviamente so che questa qua magari sarà un po' più complicata. Questa qua tanto dura tantissimo, anche fino a forse 2021. Mi piaceva un casino come agenda, cioè sono al 2020 sono a metà, più o meno. Però penso che le userò tutte e due. Poi le cose più importanti le segno sul calendario, ovvero le riporto, tipo quando mi arriva il ciclo, quando c'è un appuntamento importante, ci cioè metto comunque delle cose, poi piuttosto ci metto i post-it. Sono più cartacea, diciamo, però se sono in giro tutto non mi posso portare dietro il calendario. Come molte volte mandavo la foto proprio del mio calendario alla mia amica o alle mie amiche per gli appuntamenti. Adesso mando quello elettronico, faccio prima. Però devo cambiare adesso dei nuovi appuntamenti, quindi devo aspettare un po' a cambiarli. Cioè ogni tanto mi devo mettere lì e scrivere le cose sia sulla sull'agenda elettronica sia qua. Diciamo che se avessi quelle agende belle che non so, potrebbero fare tipo delle agende, non so se esistono, le esistono. Le agende cartacee che tu scrivi e si collegano al telefonino, sarebbe fantastico, o tipo come un QR. Io avevo il quaderno che si poteva fare questo, però ovviamente non era uguale, cioè potevi solo riportare come un documento, era fighissimo come quaderno, potevi scrivere a mano, poi inquadravi il QR in ogni pagina, te lo traslava, cioè te lo faceva partire sul coso. Secondo me, infatti, la cosa più furba era farlo con la replay, così poi cancellavi, riscrivevi, lui te lo riportava di nuovo. Però dopo un po' si rovinava il foglio. Però ne avevo tantissimi, li ho usati anche moltissime volte per gli appunti, perché comunque te li. È come se te li fotocopiasse, te li scannerizzava, era fighissimo. Se lo facessero per le agende non sarebbe male. Tipo il fatto che tu possa riportare tutti gli appuntamenti con il QR, anche da settimana in settimana, magari non solo un giorno, perché se no diventiamo vecchi col bastone. Sarebbe figo. Se esiste o qualcosa del genere mi piacerebbe, sarebbe molto figo. Tipo che te lo trasporta direttamente, perché molti dicono sì, puoi farlo da portatile, come mia sorella molte volte ha il calendario sul portatile. Quindi il portatile non me lo porto tanto spesso in giro perché fidarsi bene non fidarsi meglio. Quindi preferisco usare il telefonino, il portatile lo lascio a casa, ce lo porto spesso, eccetera. Un conto all'università, un conto se devo fare qualcosa di importante, lo ci può stare, però non è che sia molto leggero, quindi lo porto tutti i capi dietro. Quindi diciamo che se non fosse che a volte mi dimentico di segnarmi le cose, eccetera, preferirei quella cartacea, sono sincera. Però visto che siamo nel 2020, quasi 2021, insomma, tra un anno poco, speriamo che sia un anno migliore, sono più per quella elettronica adesso, perché comunque ti avverte, c'è la sveglia, questa non vibra. Anche se comunque mi piacciono quelle cartacee, io adoro le agende. E diciamo che io ho questo meccanismo strano, come mi organizzo, poi vi farò vedere magari un altro video, se lo volete. Scrivete sotto nei commenti se siete arrivati fino a questo punto, scrivete se volete il video. Se non siete arrivati fino a questo momento, non scrivete nulla. Vuol dire che non avete visto il video, siete cattivi. Comunque, farò un video dove vi faccio vedere come organizzo la mia vita. Cioè, tutte le agende, io non ho solo questa agenda, nel senso che ho altri quaderni tipo per i video di YouTube, altri
Ho lavorato con il diario, c'ho questo qua col punto dell'agenda, avevo anche l'agendina piccola portatile, poi alla fine non l'ho mai più usata. Ho tantissime cose, appunto calendario, post-it, del coso dove metto tutta la roba, quindi vi farò vedere come mi organizzo io per gestire tutto, siamo in estate, quindi figuriamoci quando andiamo a settembre, voglio fare anche dei corsi di formazione, andremo bene. Comunque per chi... Alla gioia immensa, vi accontento, vi seguo. Sara, fai un video con i capelli sciolti, faccio vedere naturalmente i miei capelli come si asciugano. E no, non sono pelata, se ve lo stai chiedendo. Non guardate la mia ricrescita, perché ovviamente vado questa e sono ancora umidi e bagnati. Questa sono i miei capelli al naturale. Spero che siate felici di vedere che non sono, no, assolutamente non sono pelata, anzi, ne ho tantissimo. Devo mettermi anche la crema, tra l'altro. Guardate come si asciuga naturalmente, cioè sono una roba allucinante. No, non ce l'ho lisci, naturalmente ce l'ho mossi. Mamma mia. A parte il fatto che li leggo anche, quello è vero. Però non li piacciono, sono sincera. Nel senso che basta che metto un po' di balsamo, quello lì, senza risciacquo. Li pettino, li passo un po' col phon, cosa che non faccio in estate. E tornano normali. Ora farò il momento copertina, visto che stavo con i capelli sciolti. Voilà. E poi mi metterò vicino a un telefonino, magari. Adesso faccio il momento perché ci sono 2000 gradi, è per quello che non tengo i capelli sciolti, non perché non mi piaccia o perché non ho i capelli belli, insomma, se avessi fatto la tinta sarebbe meglio, però è perché uno, perdo tantissimi capelli e devo spazzolarli. Seconda cosa, non mi trovo io perché ci sono 40 gradi. Adesso si sta meglio, sono ancora 26, quindi non si muore ancora. Però principalmente li tengo legati, perché sennò qua potete vedere. Sono riuscita anche a pettinarmeli bene, meno male. Cioè, sistemarmeli bene, prima insomma, non peggio. Quindi diciamo che li tengo quasi sempre legati, però se c'è qualche ricorrenza, piuttosto mi faccio una treccia, la coda, o magari tendenzialmente questa parte qua la leggo, e gli altri li lascio un po' più sciolti. Li lascio lunghi apposta perché sono versatili. Li taglierò poi quando a settembre, penso, settembre inoltrato, quando non andrò più in piscina al mare, perché come potete vedere, adesso non fede tanto, ma continuo ad andare al lago, eccetera, qui si rovinano tutti. E quindi, anche se uso spray, tutto quello che è, li farò poi la fine a settembre, quando non andrò più da nessuna parte. Comunque, questo video è terminato, ditemi voi se siete arrivati fino alla fine, se preferite le agende, elettroniche, normali, come le preferite. Io vi saluto. Vi auguro una buona estate, io vado a vedere cosa mangiare oggi, il ghiaccio.